counselor e counselor trainer e docente di biotrans energetica a Integral Transpersonal Institute sono qui stasera per introdurre questa presentazione del counseling transpersonale in attesa dell'arrivo del dottor Lattuada. Comincerò a introdurvi i concetti fondamentali, ecco. Poi vedremo come va la serata. Ovviamente siete autorizzati e invitati ad una partecipazione attiva, perché questa potrebbe essere un'ottima occasione per sollevare eventuali perplessità, desideri di approfondimento, incertezze che avete piacere che vengano discusse, comprensioni da espandere per chi sta già facendo il corso o qualche collega che vedo, possiamo comunque partecipare insieme a introdurre argomenti, espansioni varie, esperienze. Conoscete tutti il counseling in generale o ci sono persone che si avvicinano per la prima volta proprio al concetto di counseling? Qualcuno conoscete tutti. Allora, la mia intenzione era quella ovviamente di darvi gli elementi fondamentali della specificità del counseling transpersonale integrale a metodologia biotransenergetica rispetto al counseling tradizionale. Ovviamente il counseling transpersonale include anche il counseling tradizionale con alcune tematiche espanse e soprattutto il counseling transpersonale integrale a metodologia biotransenergetica non solo espande alcuni temi e alcuni aspetti fondamentali del counseling tradizionale, ma propone un approccio rivoluzionario rispetto alle relazioni d'aiuto comunemente intese, introducendo due elementi fondamentali e specifici che sono quello della dimensione transpersonale della coscienza, l'esplorazione degli stati di coscienza e una visione integrale che non è originale di per sé, ma lo è nel modo in cui viene poi sperimentata dalla biotransenergetica. Noi sappiamo che il counseling è normalmente definito, e vi uso anche, diciamo, le definizioni genericamente più comuni, come una relazione di aiuto non direttiva incentrata sui bisogni del cliente. Normalmente viene proposto come un tipo di approccio non terapeutico, ma di sostegno che accompagna la persona a riconoscere le proprie capacità e potenzialità e a diventare autonoma nella soluzione di eventuali problemi che si incontrano nella sua evoluzione. Questo è un approccio molto generico e molto tradizionale, che in biotransenergetica è trasceso incluso rispetto al counseling tradizionale. Il counseling transpersonale integrale introduce questi elementi fondamentali che sono la dimensione transpersonale e la dimensione, l'approccio integrale. Quindi, mentre tradizionalmente una relazione d'aiuto, qualunque sia l'approccio in cui noi vogliamo intendere, è, diciamo così, si svolge su un piano orizzontale, cioè io e la persona che mi porta un tema. Il counseling transpersonale considera anche una dimensione che va oltre la relazione duale tra me e l'altro, perché considera nella sua visione
La coscienza non ridotta all'aspetto dell'ego, ma una coscienza espansa che include anche un livello che noi genericamente possiamo definire spirituale, che è un livello superiore di coscienza in cui soggiornano tutte le qualità del vivente umano, quelle che noi chiamiamo qualità archetipiche. Quindi, quello che il counseling transpersonale ha in comune con un counseling umanistico tradizionale è l'essere orientato a valorizzare le potenzialità e le risorse, anziché focalizzarsi sul problema da risolvere. E quindi è assolutamente attento alla posizione esistenziale dell'individuo, considerando la relazione d'aiuto come un accompagnamento e un viaggio e la possibilità di Il creare le corso di condizioni counseling. perché l'individuo possa realizzare la propria natura. Il tema vero di attenzione, l'oggetto di studio di attenzione del counseling transpersonale è la vera natura di un individuo, è l'approccio esistenziale con la sua essenza più profonda, che in psicologia chiamiamo sé. Questo approccio avviene da un punto di vista integrale, cioè l'esperienza di un essere umano viene sempre considerato nella sua unità di cinque livelli, che comprendono un piano fisico, uno energetico, uno emozionale, uno mentale e quello spirituale. Quindi, perché l'esperienza del counseling transpersonale è sempre considerata da un punto di vista integrale? Perché nonostante sempre in ogni esperienza che noi possiamo fare c'è una dominante su una di questi livelli, per esempio adesso sicuramente c'è attivata la dominante del corpo mentale, del livello mentale, per via dell'attenzione che noi stiamo mettendo nell'ascolto. Ma un ascolto integrale è un ascolto che considera sempre la consapevolezza su tutti questi livelli. Grazie Simona di questo, come si dice in portoghese, quebrau galho, cioè di aver risolto questo problema, perché come temevo l'aereo è arrivato in ritardo di 45 minuti, pensavo di farcela. Comunque sono qui a ritiro bagagli dell'aeroporto del Malpensa e quindi si percepirà anche il campo a proposito di campo. Facciamo così, io vorrei incominciare, continuare raccontando in qualche modo la storia di come quello che stiamo proponendo in qualche modo è nato. Nel lontano 84, dopo le prime esperienze in Brasile e dopo l'inizio della costruzione del biotransfer energetico, ho proposto il primo corso di formazione in biotransfer energetica. Praticamente da allora, dall'84, sto tenendo 2 weekend al mese di formazione. E qui sono circa quanti? 40 anni esatti che stiamo tenendo il corso di formazione in biotransfer energetica, che poi è diventato counseling quando è nata tutta l'organizzazione, insomma, del counseling che abbiamo contribuito a creare. E poi a poco a poco questo counseling da transpersonale è diventato anche integrale. Possiamo dire quindi che c'è un processo alchemico che dura da 40 anni di produzione, di trasformazione di quello che è il modello della biotransa energetica. E possiamo dire che oggi, nella formazione che stiamo offrendo, come dire, questi 40 anni, si sentono tutti in un'ottica di graduale affinamento, potremmo dire proprio che è un processo alchemico nel quale l'approccio della biotransa energetica è diventato via via più sottile, potremmo dire, e anche più, se me lo consentite, anche più efficace. Io vorrei però partire da qualche cosa di estremamente semplice, perché si è abituati a credere, quando i vari
allievi, le varie persone che praticano l'eutanasia energetica, sono abituate a credere che sia complessa, difficile. In realtà, se voi pensate agli elementi della natura, all'acqua, alla terra, all'aria, al fuoco, che apparentemente sono semplicissimi, però provate a spiegare a un extraterrestre che cos'è l'acqua o che cos'è il fuoco o che cos'è l'aria. Quanto più qualche cosa è essenziale, quanto più qualche cosa arriva al centro, alla natura, alla vera natura, quanto più è difficile da comprendere se non si entra al suo interno. Però per fortuna abbiamo delle regolarità che ci aiutano a comprendere questo. La prima regolarità di cui vorrei parlarvi sono tre parole. Che sono scompari, resta e diventa. Noi potremmo dire che l'approccio che viene offerto può essere sintetizzato da queste tre parole, che sono tre mondi. Scompari, cosa vuol dire? Vuol dire, guarda che tu, in quanto io, in quanto personalità, in quanto tuoi problemi, in realtà non sei così importante. È l'importanza personale di quella che sta nel, sono le identificazioni di cui parlano le tradizioni antiche. E uno potrebbe dire, sì già, ma la fai facile tu a dire di scomparire se, come dire, se non hai perso il lavoro, se ti lascia la persona amata, se sei di fronte a questo disastro delle guerre nel mondo, scomparire. Cioè, lasciar perdere in qualche modo, no? Ma comprendere la vera natura del scomparire vuol dire accorgersi, o meglio, vuol dire anche sapere, avere una mappa epistemologica. Cosa vuol dire? Se io ritengo che la mia persona si identifichi con il mio io, quindi con la mia personalità, e quindi con i miei problemi, debba risolvere i problemi. Certamente che l'idea di scomparire sembra assurda, ma se io ho chiaro e ho fatto l'esperienza che in realtà noi siamo un sé, quindi che la nostra vera natura è qualcosa di estremamente più ampio e complesso, che contiene tutte le risorse e le potenzialità, non solo, ma che queste risorse e potenzialità non sono nostre, tra virgolette, ma appartengono a un sé cosiddetto transpersonale, a un campo infinitamente più vasto che le diverse tradizioni definiscono in diversi modi. Quindi stiamo vedendo che un termine come scomparire ci dice intanto il metodo, disidentificati, non dare così importanza a quello che sta succedendo, non dare così importanza nemmeno alla tua capacità di risolvere il problema, non dare nemmeno questa grande importanza. E uno potrebbe dire, ma come faccio a fare questo? Non dare così grande importanza perché c'è qualcosa di molto più grande dentro di te. Oltre le apparenze, oltre a queste, all'attaccamento ai tuoi problemi, oltre all'attaccamento alle tue piccole, grandi strategie quotidiane, c'è la risorsa, c'è la forza vera del tuo essere, la quale, appunto, come ci dicono le tradizioni antiche, non si ferma, non è limitata a te stesso, a un dentro di te, ma noi sé siamo dentro in un sé infinitamente più grande. Questo vuol dire che l'approccio dell'eutanasia energetica ti offre una visione che si collega a quella delle grandi tradizioni spirituali dell'umanità. E questo, a mio avviso, è uno dei grandi, delle grandi fallacy, dei grandi errori della nostra società. Pensiamo alla saggezza dei Veda, alla saggezza del buddismo, alla saggezza del tantra, alla saggezza del Tao. Pensiamo alla saggezza di tutta la tradizione antica. Che cosa ne sta facendo l'umanità? Cosa ne sta facendo la scienza di tutto questo? La psicologia si occupa dei problemi, dei protocolli, di individuare, di diagnosticare, e si dimentica di tutti i millenni di storie, di tradizioni che ci dicono: guarda che siamo parte di qualcosa di più grande. Se tu hai uno sguardo un po' più
diciamo così, mitologico, consideri questo più grande un Dio, no? Secondo le vaste tradizioni, ma la divinità. Se tu hai uno sguardo un po' più, diciamo così, spirituale e non religioso, consideri per esempio questo più grande come la coscienza suprema, come l'essenza. Se tu hai uno sguardo un po' più sciamanico, lo consideri come il Nahual, lo consideri come quel luogo, l'Orun, quel luogo oltre la mente, quel luogo dove raggiungi la consapevolezza di te. Se noi abbiamo uno sguardo più scientifico, lo consideriamo il campo, o in un'ottica, come vi dicevo, di psicologia transpersonale, lo consideriamo il sé transpersonale. Allora, se la mia visione del mondo è che siamo immersi in questo sé transpersonale, che è il luogo delle qualità, il luogo delle risorse, il luogo della saggezza, pensate a tutte le qualità, che sono poi archetipi. La fiducia, la compassione, la presenza, la responsabilità e così via, il coraggio, la determinazione, la sensibilità, la creatività, sono qualità. E dove sono? Se non, uno direbbe dentro di sé, ma questo dentro di sé è dentro come fuori, questo dentro di sé è l'essenza, è la sorgente, e noi diciamo è la dimensione archetipica. Quando tu incominci ad andare oltre il famoso, a questo scomparire di cui dicevamo, andare oltre l'identificazione, andare oltre l'io, andare oltre la mente razionale duale, accedi a una dimensione, appunto transpersonale, e allora non puoi più fare come se non ci fossi. E lì incomincia il tuo viaggio transpersonale. Pertanto comprendi come questo scomparire, questo rinunciare agli attaccamenti, in realtà ti schiude un mondo, dicevamo, delle qualità del sé, delle risorse, che noi diciamo le qualità archetipiche, che vengono all'interno della formazione declinati in costellazioni archetipiche delle diverse qualità legate ai diversi elementi della natura. Il secondo verbo è restare. Restare dove? Restare fermo e bloccato a non fare nulla? Restare intrappolato nel problema? Restare inattivo? È certo che no. Questo restare è restare in contatto con il sé. Se io scompaio all'io, alle famose identificazioni, sono in contatto con il sé, con le risorse, con le qualità. Una delle metafore può essere lo specchio e i suoi riflessi. Non a caso è una metafora che il buddismo usa molto per indicare la vera natura della mente. Se noi ci identifichiamo con i riflessi che vediamo in uno specchio, è chiaro che non cogliamo la vera natura dello specchio, il quale è vuoto, cioè lo specchio è vuoto, riflette quello che tu metti di fronte. Allora, questi riflessi sono, cioè i problemi dell'io sono l'equivalente di questi riflessi nello specchio. Il sé è l'equivalente di questo specchio che riflette. Questo potremmo usare altre metafore, come per esempio l'oceano e le creature che ci vivono, la foresta e le creature che ci vivono, no? Se un pesce potesse sentire la forza immensa di tutto l'oceano, e magari la sente anche, e po noi potessimo padroneggiare la forza immensa che c'è nel campo di coscienza intorno a noi, vedi oceano, è ovvio che troviamo la forza per risolvere e trasformare i nostri problemi. Non è un fuggire via, ma è appunto resta in contatto con la forza che c'è oltre il problema. Non solo che c'è oltre il problema, ma proprio lì dove c'è il problema c'è la forza. Proprio lì dove c'è la tua identificazione, c'è il tuo sé che ti sta aspettando oltre la soglia. Quindi questo scomparire per restare dice scompari a tutto quello che è l'illusione e resta in contatto con la forza del tuo sé. Questo restare vuole dire incominciare ovviamente a padroneggiare il mondo del sé. Che cos'è intanto? Che cos'è questo sé? Che cosa vuol dire restare al cospetto del sé? E questo fa ovviamente la formazione ti insegna a costruire una fenomenologia del sé, una metodologia nella quale tu puoi avere a che fare con il sé. E poi ti dice, diventa.
Cioè, diventa, cioè accorgiti che in realtà tu sei queste qualità, che la nostra vera natura è esprimere le qualità, la nostra vera natura è realizzarci. La nostra vera natura non è lottare per risolvere i problemi, lottare e fare fatica per pagare le bollette. La nostra vera natura è onorare le qualità che ci abitano, le divinità che ci abitano. Le risorse che abbiamo. Siamo fatti per essere svegli, non per dormire. Siamo fatti per essere al servizio del sé, non per essere persi all'interno dell'io. Quindi provate a figurarvi un mondo dove siamo immersi all'interno di un campo di coscienza ricco di qualità che va verso l'armonia, verso l'unità, perché l'archetipo del sé è l'archetipo dell'unità. L'archetipo del sé è l'archetipo che ha delle qualità che sono autorinnovamento, autotrascendenza, cioè è in grado di condurci verso il superamento dei propri limiti e la piena realizzazione di se stessi. È come se noi fossimo costantemente immersi dentro un'auto verso la meta. Questo sé è un campo che si muove in modo armonico e porta verso l'unità. Diventa più facile quindi comprendere come noi possiamo allearci a questo sé. E come possiamo ad allearci a questo sé? Se non togliendo di mezzo ciò che non è sé, cioè se non riconoscendo la nostra separazione dal sé. Perché noi potremmo anche dire che siamo tutti malati finché non siamo realizzati, finché non siamo in contatto con sé. Per cui un percorso terapeutico e formativo, come il counseling interpersonale, ti vuole aiutare a riconoscere prima di tutto che non sei, che non siamo. Cosa vuol dire non essere in contatto con sé? E quindi rinunciare a tutto quello che è l'illusione, l'identificazione. Poi ci aiuta a riconoscere che cosa sono, cosa significa essere in contatto con sé, quali sono le manifestazioni, quali sono gli alleati. Nel nostro caso lavoriamo con le forze archetipiche. E poi ci aiuta come fare a padroneggiarle, come fare a risvegliare, come fare a allearci. È come se gli archetipi fossero delle autostrade che ci portano verso la meta. È come se fossero proprio dei campi di forza che vanno verso la realizzazione. Tutto questo può essere, come dire, affascinante. Per tutto questo ci vogliono gli strumenti, altrimenti ci perdiamo nel viaggio. C'è qualcuno che vuole fare qualche domanda? Volevo magari precisare rispetto a tutto quello che hai detto, magari dare delle precisazioni per orientarsi, no, in questo discorso che hai fatto, rispetto allo scomparire, restare e diventare, che sono le basi del counseling transpersonale, che è proprio un percorso di trasformazione della coscienza. E il nuovo paradigma della biotrans energetica è un invito proprio, soprattutto inizialmente, a scomparire alle identificazioni con tutto quello che noi sappiamo o crediamo di sapere. Quindi, innanzitutto, anche la mia esperienza, la biotrans energetica invita a fare un viaggio di realizzazione del sé, dove il vero oggetto di studio, di terapia e di tutto quello che può essere studiato diventa la propria via destinale, la realizzazione del proprio sé, cioè cominciare a vedere l'altro come quando dicevi scomparire, scomparire, e anche il counselor deve scomparire da tutti i temi o i presunti problemi che la persona porta. E farsi come domanda fondamentale: questa persona sta seguendo il suo destino, è sulla via di realizzazione del suo sé,
come fare per condurla. E la biotransenergetica fornisce mappe e strumenti di autoguarigione, strumenti terapeutici per realizzare questo tipo di viaggio, che è un viaggio nelle qualità superiori della coscienza. Facciamo così, Simona, a proposito di strumenti, poi c'è anche una domanda di Antonia che dice: non ho capito bene il concetto di restare, quindi facciamo una piccola pratica, anche se in questo posto è un po'. Proprio per questo, proviamo a chiudere gli occhi, tutti quanti. Chiudere gli occhi è come se noi, chiudendo gli occhi, è come se noi dessimo un messaggio al nostro sé dicendo: ok, sono disposto a entrare in contatto, sono disposto a stare qui, sono disposto a prendere un po' di tempo, di intimità, un po' di tempo per accorgermi di che cosa significa che sono a casa. Quando ti dico restare, ti dico accorgiti che sei a casa. Perché certo, se uno si sente perso, ha difficoltà a restare. E invece quando chiudo gli occhi, la prima cosa che può succedere è che c'è tanto rumore, no? Il rumore dei miei pensieri, il rumore di ciò che è stato nella mia vita, magari un po' di confusione o i ricordi di quest'oggi, della giornata. Ecco, tutto questo è un po' come se fossero gli ospiti dentro casa nostra. L'invito è riconoscerlo e non seguirli, non rincorrere il pensiero che hai, non rincorrere nemmeno le emozioni che stai provando. E quando ti dico non rincorrerli, dico nemmeno scacciarli. Lascia tutto dov'è. Ma semplicemente riconosci che ci sono degli ospiti a casa tua e che tu sei a casa. Come faccio a riconoscere che sono a casa? Quali sono i segni di questo essere a casa? Prima di tutto, per percepirli, rinuncia a ciò che ti porta fuori casa. Accorgiti cosa non è essere a casa. Essere a casa non è seguire i pensieri, essere a casa non è dare importanza a un'emozione, un giudizio, essere a casa non è rincorrere o cercare di rilassarti, per esempio. Essere a casa è accorgerti. Non c'è da fare nulla se non accorgermi. Accorgermi che c'è il silenzio sotto. Ogni rumore può essere percepito perché c'è un silenzio. E allora io ti dico, scegli il silenzio. Certo, ci vuole un atto di volontà o di attenzione per decidere se io non ti scelgo. Rumore, illusione, giudizio. Ti lascio dove sei. Io scelgo di accorgermi che c'è uno spazio silenzioso, da dove questo rumore viene. Questo spazio silenzioso è anche uno spazio vuoto. Se c'è una pienezza, per esempio, che ne so, una tensione al petto, una tensione alla nuca, un vuoto dove questo succede. Io ti dico, scegli il vuoto, che è qui adesso, non è da un'altra parte. Non fare nessuna strategia, non devi assolutamente fare null'altro che non accorgerti che c'è una dimensione silenziosa e vuota qui adesso, che possiamo chiamare come metaforicamente sé, casa, sorgente, essenza, vera natura. Qui adesso, oltre ogni rumore, oltre ogni pienezza. Quindi restare è certo che se io sono attaccato, se io non scompaio,
ai pensieri, ai giudizi, alle illusioni, restare mi risulta un po' difficile da comprendere. Ma quando io colgo che sono a casa, quando io percepisco questo vuoto silenzioso che mi nutre, mi avvolge, mi sostiene, ecco che restare vuol dire essere in contatto con una forza. Incomincio a accorgermi che questa casa, che questo luogo è confortevole, questo luogo mi nutre, per esempio, un'altra metafora può essere madre terra. La madre terra mi sta sostenendo, mi sta nutrendo, proprio adesso, proprio qui. Mi accoglie. Restare, resta qui. E magari vengono le immagini, le visioni della madre personale o della dea madre. O magari ti vengono le immagini della foresta o dell'oceano. Resta. Ecco l'archetipo, ecco la fenomenologia del sé. Ecco questa casa ricca di infinite qualità. E poi, con questo restare, cosa significa diventa? Io potrò scegliere, per esempio, sento la braccia di Madre Terra. Ah, ma io sono anche, in me c'è la Dea Madre, in me c'è la compassione della Dea, il nutrimento e l'accoglienza, o in me c'è il coraggio del guerriero, o in me c'è la libertà dell'aria, o in me c'è la vitalità della foresta, la creatività dell'acqua. Resta e diventa. Scegli di fluire in questo. E questo, dicevamo, non vuol dire fuggire in qualche paradiso, ma vuol dire riconoscere che quando tu avrai il tuo problema quotidiano, non è una piccola donna, un piccolo uomo perso nei suoi problemi che lo affronta, ma è la dea che c'è in te, il guerriero che c'è in te, ricco di qualità e di forze e di risorse che può guardare a quel piccolo, piccolo problema e affrontarlo con uno sguardo completamente diverso, da una dimensione completamente diversa, che è quella del sé e non dell'io, che è quella delle risorse, delle qualità, che è quella del risveglio e non del dormiente. Se dormi il sonno dei tuoi, della pienezza, se dormi il sonno dei tuoi ospiti di casa invece che di casa, tutto è più difficile. Se ti accorgi che sei a casa, in contatto con la qualità, come in questo momento puoi fare, tutto è più facile. Quindi adesso apri pure gli occhi e cerca di renderti conto che questo avviene in ogni istante. In BT parliamo di prima e di seconda attenzione. Con la prima attenzione tu puoi aprire gli occhi e riguardare il tuo schermo e ascoltare la mia voce, e con la seconda attenzione puoi stare in contatto con ciò che hai incontrato, con casa e con le forze che la abitano. Questo gioco tra prima e seconda attenzione è una delle chiavi per entrare in una dimensione personale, per vivere un processo di trasformazione, per accorgerti che siamo costantemente accompagnati dal nostro sé che va e vuole portarci verso la realizzazione, dal maestro interiore, anche quando appunto siamo nel mondo ad affrontare ciò che il mondo ci richiede. E allora ogni prova del mondo è un alleato. Non diventa qualcosa che ci porta via, ma se io resto in contatto con la forza, ecco che l'altro, anche chi, che ne so, chi mi aggredisce, chi mi fa arrabbiare, chi mi fa un torto, con lo sguardo del sé, con lo sguardo della connessione con l'archetipo, è una grande opportunità. Perché mi dice, cosa vuoi fare? Cadere nell'agguato di diventare, di entrare nel suo mondo di rabbia, entrare in quella vibrazione bassa,
di rabbia, di delusione, di giudizio su di te? Oppure vuoi cogliere l'occasione, accorgerti che qual è l'opportunità per mettere alla prova la tua capacità di stare in contatto con le tue qualità, con le tue risorse, con le divinità che ti abitano, la guerriera, la dea, l'uomo originario, naturale, piuttosto che qualsiasi altra figura archetipica che tu possa contattare. Ecco, adesso però ci vorrebbe qualche feedback da parte vostra. Sì, volevo ringraziare. È molto chiaro. Come prima esperienza direi che ha fatto subito la differenza nella percezione. Questa cosa della seconda attenzione effettivamente non mi era molto chiara e con questa piccola esperienza. Credo di aver capito. Ecco, grazie. Ottimo, bravissimo. Sì, bene. Grazie. Grazie di aver condiviso. Qualcun altro ci dice un po' la sua esperienza? Volevo ringraziare anch'io, perché non me l'aspettavo, ma mi ha colpito proprio il cuore questa piccola esperienza. Mi si sono bagnati gli occhi, soprattutto quando hai detto di sentire il nutrimento della terra. Che è qualcosa che ho sempre pensato di sentire sempre, da quando sono piccola, invece mi sono accorta che ultimamente ho perso questo contatto e mi ha fatto piangere perché mi manca in realtà, mi manca tantissimo. E non sentirlo, ecco, mi emoziona, sento proprio questa mancanza. È come se ho sentito anche nel restare in questa sensazione, quanto ultimamente non mi sento sostenuta. Ma non perché non mi ci sento, perché penso di sentirmi inadeguata a vivere, non sono capace a vivere. È un po' un periodo così, però ricordarmi di questo nutrimento e ricordarmi soprattutto di restare e nelle sensazioni mi ha profondamente commosso, quindi grazie. Bene, grazie. Sì, questo è un punto chiave, capisci quello che stai dicendo, ti ringrazio di condividerlo con noi. È da sempre che ho voluto, no, questo contatto con la terra, con la mare, e me ne sono dimenticata. E no, hai visto la differenza tra viviamo questo sogno nel quale siamo distanti da noi stessi, e diamo importanza ai problemi che abbiamo e ci dimentichiamo chi siamo davvero. Ora, questo non vuol dire, come ho detto prima, che dobbiamo. No, ma allora i problemi non hanno importanza. Ma se tu affronti quel senso lì che hai detto, quel senso di inadeguatezza, piuttosto che se tu lo affronti stando in contatto con la madre, con la qualità della dea dentro di te, capisci che diventa infinitamente più facile. Perché diventi madre di te stessa, ospiti questa dea che accoglie la bambina che si sente inadeguata, no? Entri in un dialogo e non è che devi né negarla, né fare finta che non esista, né cercare di risolvere i problemi, semplicemente vederla per quello che è. Se noi diamo potere a questa bambina, se noi diamo potere a questa bambina che si sente inadeguata, viviamo una vita dentro in quel sogno lì. Se mi accorgo, certo, devo fare, praticare, ma come vedi è qualcosa che può succedere in un attimo, quanto ci abbiamo messo a, no? Se diamo un'opportunità, se diamo fiducia e abbiamo lo strumento giusto, è un attimo. E allora pensa come può cambiarti la vita a te, ma a chiunque. Ok, io mi ricordo e lascio che la mia dea, la dea, peraltro mia, ma la dea, si prenda cura della mia bambina che si sente insicura, piuttosto che. Già questo è uno strumento che ti aiuta a cambiare. Poi ovviamente non è tutto così magico e semplice, ma apre una dimensione transpersonale completamente diversa. Pensa se tu continui a dimenticarti della dea, eccetera, e vai dallo psicologo per risolvere il tuo problema di insicurezza. Cioè, capito? È come usare 5 per, ma meno delle possibilità
che abbiamo, e se poi in più in questa andiamo dentro a indagare, bisogna capire il perché, da dove viene, sì, la madre, piuttosto che entrare dentro, entrare dentro, entrare dentro nel problema, lo si rinforza semplicemente. Se invece tu entri in contatto con la dea, in questo caso, con la madre, e la metti in contatto con la bambina, li fai dialogare, si trasforma molto più rapidamente. E vedi anche, ti vengono gli insight sulla tua storia personale, certamente. È chiaro che verrà fuori la tua madre personale, verrà fuori, che ne so, il rapporto col padre, verranno fuori anche quelle cose lì. Ma si dissolvono molto più facilmente perché sei in contatto con una forza superiore, superiore che poi è più essenziale, più vera, più autentica. Quindi grazie della tua, mi sembra che ci sia un'altra. È stato molto bello mostrare come ovunque, in qualunque aeroporto, posso chiudere gli occhi e andare in quel posto. Certo, grazie. Grazie, Vale. E quindi, di nuovo, grazie. Vediamo se c'è ancora qualcuno che vuole dirci qualcosa, altrimenti facciamo, diciamo, delle parole conclusive. Vedete com'è bello, come aiuta a dire. Quindi, se avete qualcosa da condividere, prendete il coraggio e fatelo. Abbiamo ancora una possibilità. Altrimenti vi do appunto, data l'occasione, dato l'ambiente un po'